Gli esperti di comunicazione dicono che la responsabilità della comunicazione sta in chi comunica. Quindi se tu parli a qualcuno e lui non capisce, teoricamente la responsabilità è tua, vuol dire che non ti sei spiegato in modo sufficientemente chiaro. E io mi sono accorto che con questo canale ho sbagliato tutto. Ma nel 2020 cambierà e in questo video ti spiego dove ho sbagliato e che cosa cambierà. La mia esperienza su YouTube si avvicina più o meno ai 3 anni, ok? È ormai 3 anni che pubblico con cadenza bisettimanale più o meno contenuti su questo canale, ma mi sono accorto che ho sbagliato completamente l'approccio comunicativo. In altre parole, mi sono accorto, leggendo qualche commento ai video, che vengo percepito in un modo che non è coerente con quello che sono, con le attività che faccio. Vengo percepito come uno YouTuber, ma non è questo il caso. Io sono un imprenditore che usa YouTube. Il problema è che mi sono reso conto che per quanto una persona possa dire che non è uno YouTuber che vive di visualizzazioni di YouTube, ma è un imprenditore che usa YouTube, non basta dirlo, perché le persone molto spesso non capiscono o non vogliono capire. Infatti la mia giornata tipica ruota forse per il 5% del mio tempo attorno a questo canale, che è semplicemente uno strumento promozionale di quelle che sono le iniziative di GP Invest. La mia giornata tipica si muove tra investimenti e le mie attività imprenditoriali. Tra le attività imprenditoriali c'è sicuramente GP Invest, che è la nostra scuola di formazione con la quale aiutiamo diverse centinaia di iscritti a migliorare la propria gestione finanziaria. Abbiamo vari percorsi, periodicamente ci incontriamo online, qualche volta anche dal vivo, per chiarire determinati dubbi. Insomma, aiutiamo persone a migliorare la propria gestione finanziaria con una serie di strumenti che puoi trovare alla pagina www.gpinvest.it. Ma sicuramente oltre alle mie attività imprenditoriali ci sono i miei progetti di investimento. Io investo 365 giorni all'anno i miei soldi con attività varie, dai mercati finanziari a operazione nel campo dell'immobiliare. Il problema è che mi sono accorto che tutta questa componente di investimento e di imprenditoria non viene percepita. E me ne sono accorto quando ho visto l'ennesimo commento di una persona che diceva: sì, fai video lunghi perché così guadagni di più con le visualizzazioni. E mi è venuta una gastrite perché pensavo: ma di cosa stiamo parlando? Con le visualizzazioni prenderò, non so, 600 euro al mese, cioè noccioline rispetto a quello che pago in pubblicità per le mie iniziative imprenditoriali o per i progetti di investimento che mettiamo in campo prevalentemente su Modena, ad esempio. Insomma, ho capito che ho sbagliato qualcosa. Adesso basta. Ho deciso di espormi maggiormente. Non l'ho fatto in passato, un po' per ragioni di anche privacy, innanzitutto, un po' discorso di pigrizia, e un po' perché ormai avevo trovato questo set per fare i video, era perfetto, ma ad esempio non ti ho fatto vedere chi c'è di là. Cioè, c'è tutto un mondo qua dietro all'interno del team GP Invest. E queste cose non le ho fatte vedere, un po' per pigrizia, appunto, un po' perché quando cominci a produrre contenuti standardizzi, diventi efficace in questa gestione, non volevo cambiare tanto il setup, ma appunto questo ha delle conseguenze perché non ho trasmesso il messaggio comunicativo giusto. Ma parallelamente ho anche visto altri canali YouTube dove ci sono persone che iniziano a parlare di finanza, ma ne parlano dalla cameretta. E ci sta, ben venga l'educazione finanziaria, però lo spessore comunicativo non può essere paragonabile, nel senso che io, lo ripeto, investo 365 giorni all'anno, sono un imprenditore che usa YouTube, non sono uno studente o un appassionato di investimenti che fa video su YouTube per condividere la propria esperienza. Io condivido le mie esperienze di investimento. Quindi, per non lasciare spazio ad equivoci, ho deciso di uscire allo scoperto. E questo è il mio progetto principale per il 2020. E per uscire allo scoperto iniziamo uscendo da questo ufficio. Quindi prendo la mia bella giacca e adesso ti spiego che cosa vedrai nei prossimi mesi. Innanzitutto ti porterò dietro, come detto, alle mie operazioni immobiliari. E intanto salutiamo i ragazzi che stanno lavorando. Ciao! Quello è il green screen con cui registriamo i video per i nostri corsisti. Ti porterò quindi in operazioni immobiliari, vedrai i cantieri che seguiamo per dei progetti immobiliari che stiamo portando avanti e che ci vedranno coinvolti per tutto il 2020. Vedrai cosa vuol dire fare l'investitore immobiliare, cosa che viene ampiamente sottovalutata dalla maggior parte delle persone che vanno a fare corsi con fantomatici guru online di finanze, di investimento.
ma che invece ha delle complessità che devono essere valutate attentamente, perché è un lavoro a tutti gli effetti quello di prendere un immobile, ristrutturarlo e rivenderlo, non è qualcosa in cui ci si improvvisa. Ti porterò anche dietro le quinte del mondo GP Invest, quindi ti farò vedere il mio team, che cosa facciamo, come lavoriamo, come produciamo nuovi contenuti, come produciamo nuovi percorsi per i nostri corsisti. E poi un aspetto super interessante di cui vado particolarmente orgoglioso è che ti porterò dietro le quinte del mio percorso formativo. Io ho già previsto una serie di viaggi che farò in questo 2020 e ho deciso di portarti con me a fare più video legati alla mia formazione personale. Voglio farti vedere dove vado, cosa studio, le persone che frequento al di fuori di GP Invest, dei nostri percorsi formativi, in modo che tu capisca qual è lo spessore di quello che facciamo in GP Invest, come questo è lontano anni luce da quello che viene discusso e argomentato sempre su YouTube, sempre sullo stesso media, da altre persone che però mancano di qualunque tipo di competenza pratica. E quindi non perderti le novità di questo canale, perché adesso ne vedrai davvero delle belle. Adesso ti saluto, perché chiaramente ti ho portato dietro le quinte di questo canale, e tra il dietro le quinte c'è anche il fatto che io adesso vado a prendere i miei bimbi a scuola. Ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando, non perderti le novità del canale. Ciao! Vuoi sapere come abbiamo aiutato migliaia di persone a diventare maggiormente consapevoli nella gestione delle proprie finanze e dei propri investimenti? Se sì, ti invitiamo ad iscriverti ad un corso intitolato Divento un investitore consapevole. Primo, è gratis. Secondo, è stato creato nel tuo esclusivo interesse. Terzo, ti insegnerà dei concetti di finanza personale e di gestione del tuo investimento veramente fondamentali. Concetti che avrebbero dovuto insegnarci a scuola, ma che purtroppo nessuno ci ha mai spiegato. Puoi accedere al corso in modo totalmente gratuito alla pagina www.gpinvest.it/benvenuto. Se questo video ti è piaciuto, clicca mi piace e ci vediamo nel prossimo video.